Buongiorno a tutti. I tempi di resistenza per attendere i ritardatari sono terminati, quindi vi pregherei di prendere posto perché stiamo per cominciare, finito il quarto d'ora accademico. Siamo in un posto meraviglioso, quindi faremo anche un lavoro meraviglioso. Vorrei anche i relatori di questa prima parte della giornata qui al tavolo con me. Bene, io mi chiamo Paola Severini Melograni e mi occupo di disabilità da tutta la vita praticamente. Vedo qui degli amici che conosco anche da tutta la vita, quindi saluto il presidente di Anglad, che è anche vicepresidente della FAND, che conosce benissimo i problemi della mobilità, che sono problemi che riguardano tutti noi, ma per qualcuno diventano problemi a volte insormontabili, ed è per questo che io sono grata assolutamente all'ENAC di questa opportunità per poter raccontare quanto il nostro Paese, che è all'avanguardia rispetto all'emancipazione delle persone con disabilità, quanto il nostro Paese e tutte le istituzioni che sovrintendono alla mobilità stanno facendo ormai, potremmo anche datarlo, dal 2006, ma forse anche prima. Voi sapete che oggi avremo un incontro diviso in due parti. La prima parte, che riguarda il progetto Autismo ENAC ITA. Poi abbiamo una riflessione sugli aeroporti, che stanno diventando dei luoghi davvero accoglienti, davvero inclusivi. Purtroppo mi scrivono i miei colleghi, poi quando uno esce dall'aeroporto trova la città, e invece gli aeroporti riescono a dare delle risposte immediate. Poi avremo delle testimonianze di due mamme. Voi sapete che questo è un paese che si sostiene su due categorie di donne, le mamme e le nonne, altrimenti l'Italia avrebbe già finito, e soprattutto le mamme delle ragazze e dei ragazzi con disabilità. E chiuderemo con il presidente di ENAC, chiaramente, che ha voluto fortemente questo incontro, ma anche con il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, che ancora non è arrivata. Io però vi faccio una piccola e brevissima presentazione. Alessandra Locatelli ha una lunga esperienza perché è stata per un'intera legislatura regionale l'assessore alle disabilità della regione Lombardia, e quindi è una veloce, capisce dove vogliamo arrivare perché è una materia che padroneggia bene. Detto questo, vorrei, prima di passare la parola ai relatori, dare delle indicazioni, per così dire, tecniche. Voi vedrete questo nostro incontro, c'è la troupe di O Anche No, la trasmissione che conduco su Rai 3 tutte le domeniche mattina, in replica il lunedì notte, lo vedrete l'11 di giugno. Perché così in là? Perché noi vogliamo con questo incontro aprire l'estate. La disabilità non va in vacanza, noi non chiudiamo mai. Non esistono per noi momenti di pausa, come non chiudono mai le famiglie, come non chiudono mai le nostre mamme, rappresentate qui gloriosamente da due mamme con delle facce e dei sorrisi meravigliosi, perché anche questa condizione, questo dispiacere, questo grande problema si può affrontare in due modi: decidendo di combattere oppure arrendendosi. Queste sono due mamme che non si arrendono, e non ci arrendiamo nemmeno noi. E quest'estate andiamo avanti. Quest'estate noi abbiamo fatto un accordo con il Ministero dei Beni Culturali per raccontare insieme a voi, perché bisogna arrivarci a Verona, a Venezia, a Milano, a Torino, a Napoli, a Firenze, e bisogna soprattutto acquistare un pubblico che noi abbiamo perso, i turisti che vanno in Francia, che vanno in Spagna, pensando di trovare più facilitazioni, i turisti con disabilità e le loro famiglie. Non è vero, lo dimostreremo oggi. Quindi noi andiamo in onda l'11, ma come dicono a Roma, per non farci mancare niente, tutto il testo e quindi l'audio di questo incontro di oggi andrà su Radio 1 Rai tra 2 settimane nella sezione di GR Parlamento. Io manderò a tutti voi un comunicato, quindi vedrete da che ora a che ora, lo potrete scaricare dal podcast, e questo ci permette di non perdere neanche una parola. Nel contempo, mentre non perdiamo neanche una parola, io vi prego di essere molto concisi, motivati e appassionati, perché dopo 3 minuti la gente che sente la radio, che magari gira il sugo della domenica, noi andiamo di domenica mattina con i nostri speciali sia per la radio che per la televisione, si stanca e va a fare un'altra cosa. Quindi dipende da come voi governate questa mattina l'ascolto, e l'ascolto vuol dire il vostro pubblico, i vostri clienti, quelli a cui voi rendete questo meraviglioso servizio. Adesso io mi taccio, questo vuol dire che anche i relatori dovranno stare nei tempi, e faccio come se fosse una trasmissione in radio, per cui io adesso saluto i miei ascoltatori, presento la trasmissione e voi andate avanti per la vostra come aveste fatto un convegno. Tutto a posto? Spero di essere stata chiara. Buongiorno, bentornate e bentornati agli speciali della sfida della solidarietà. Questa mattina offriamo alle nostre radioascoltatrici, ai nostri ascoltatori, insomma alle famiglie che ci seguono, un servizio assolutamente speciale, perché fra pochi giorni è estate, si andrà in vacanza, ma in vacanza ci debbono andare tutti. Ci debbono poter andare tutti, e quindi abbiamo qui con noi oggi, grazie all'ENAC, che è l'ente nazionale per l'aviazione civile, la presentazione di un convegno che si è svolto lo scorso 9 maggio 2023 alla Camera dei Deputati, e già da qui, caro pubblico, comprenderete l'importanza di questo convegno. Cominciamo, io vi dirò chi sono i relatori, ve li presento uno per uno. Cominciamo con Alessio Quaranta, che è il direttore generale dell'ENAC, che è appunto l'ente che sovraintende all'aviazione civile, insomma noi che non siamo militari e che prendiamo un aereo per spostarci. Poi presenteremo il progetto Autismo. Voi che ci seguite ormai da 13 anni, seguite questa trasmissione con affetto e ci scrivete, sapete che in Italia noi abbiamo un numero veramente gigantesco di persone con lo spettro autistico, per cui Alessio Quaranta e Fabio Lazzerini, che è invece l'amministratore delegato di ITA Airways, ci spiegheranno in che cosa consiste questo progetto. E poi parleremo di aeroporti, perché quando uno scende dall'aereo, arriva in aeroporto e si trova di fronte problemi che partono da quelli minimali, dove trovare il bagno giusto, dove trovare il modo di rifocillarsi, a quelli più importanti. Ce lo spiegheranno Marc De Laurentiis, che avete cominciato a conoscere in televisione e che è direttore tutela dei diritti dei passeggeri dell'ENAC, Valentina Menin, che è direttore generale Asso Aeroporti, Valentina Lener, che è direttore generale degli aeroporti 2030. Avremo poi 2 testimonianze di 2 mamme, Doriana Caria e Alessia Condò, e Giovanni Marino, che è il presidente dell'associazione che si occupa di autismo, si chiama ANCSA, chiuderà il presidente dell'ENAC e il ministro per le persone con disabilità Alessandra Locatelli. Do subito la parola ad Alessio Quaranta. Sì, grazie e buongiorno a tutti. Non so se devo restare seduto o è preferibile... Come è comodo. Seduti, va benissimo. E innanzitutto sono io a ringraziare Paola Severini Melograni perché ci onora con la sua presenza oggi qui in questa sede, e grazie anche per questo taglio radiogiornalistico di questa mattinata, e che sicuramente renderà più stimolante quel che abbiamo da dirci. Da parte mia poche parole di presentazione di questo progetto, che poi sarà illustrato, come ha giustamente detto Paola, da altri relatori più bravi di me nell'andare a spiegare nel dettaglio cosa facciamo e come lo facciamo. Però qualche parola per ricordare come è nato il progetto, che in realtà nasce quasi casualmente, perché nasce adesso non ricordo se era il 2013 o il 2014, durante una riunione dove io da direttore generale presidiavo lì a Parigi nel corso di una riunione dell'ECAC, la European Civilization Conference, e durante una cena la sera mi trovai accanto al direttore generale irlandese. Era il periodo in cui in Europa si stava ridiscutendo la normativa sul regolamento 261 sull'assistenza ai passeggeri in caso di disruptions, e allo stesso tempo era appena entrato in vigore il regolamento 1107 sulla tutela dei passeggeri con disabilità. E chiacchierando lui mi disse che in Irlanda, presso l'aeroporto di Dublino, c'era un progetto in fase sperimentale che voleva avvicinare il mondo autistico alla struttura aeroportuale. Io mi feci dare immediatamente il numero di telefono dell'amministratore delegato dell'aeroporto. Tornato a Roma il giorno dopo, immediatamente con la struttura, all'epoca c'era il povero compianto ingegner Carrabba, immediatamente lo chiamammo e partimmo con il progetto che poi oggi viene illustrato in questa sede. Un progetto che vede la presenza ormai della gran parte degli aeroporti nazionali italiani. Un progetto che nella sua essenzialità è quasi banale. Si tratta di fare in modo che i soggetti autistici possano avere la possibilità di entrare in contatto con l'infrastruttura prima dell'effettuazione del volo, e quindi avere familiarità con i rumori, con le procedure, alcune delle quali sono particolarmente complesse in determinate circostanze per determinati soggetti. Pensiamo al controllo di security, dove a volte per necessità occorre mettere le mani sulla persona che passa il controllo per fare determinate verifiche, quindi con modalità anche per noi normali, ma per altri soggetti invasive della propria personalità. Di conseguenza è partita l'idea di avvicinare in particolare i ragazzi, ma non solo, perché questo è un progetto che si estende evidentemente a tutti i soggetti portatori di autismo, avvicinare alla modalità con cui il passeggero si deve rapportare con l'infrastruttura aeroportuale prima dell'effettuazione di un volo. E da lì siamo partiti con una serie di attività, inizialmente con i principali aeroporti. Oggi più o meno sono rappresentati quasi tutti, alcuni sono anche andati molto oltre, perché sono state immaginate e istituite delle sale amiche dedicate, quindi anche con spazi che possono comunque abbracciare e contenere nell'attesa del volo il soggetto autistico. Dopodiché siamo passati alle compagnie aeree, e devo dare a questo veramente un plauso al dottor Lazzerini, l'amministratore delegato di ITA, per la disponibilità della compagnia e sua personale nel farsi carico di un progetto importante, per quello che diceva prima Paola. E lo voglio sottolineare perché ricorderà Alessia, la mamma di Pablo, quando organizzammo il viaggio di Pablo in Spagna qualche anno fa. Il primo contatto fu, posso dirlo perché ormai non ci sono più temi di concorrenzialità, essendo la compagnia fallita, fu con Alitalia, e devo dire che l'approccio, come posso dire, fu tiepido, se non scoraggiante, tant'è che poi ci rivolgemmo ad EasyJet, che al contrario si mise completamente a disposizione, e credo che più tardi Alessia ne darà conto di questo viaggio fatto, e credo ci sia anche un filmato più tardi da dover trasmettere. Quindi veramente un grazie alla sensibilità di Fabio Lazzerini per aver portato la compagnia in questo contesto, dove anche lì si tratta molto semplicemente, lo dirà lui meglio di me, di mettere in condizioni la persona portatrice di autismo di familiarizzare con, prima abbiamo detto, con l'infrastruttura, poi evidentemente con il mezzo di trasporto, e stanno facendo un programma veramente molto interessante che vede anche una serie di attività formative per lo stesso personale, con i mock-up a terra evidentemente, in modo da, il mock-up è la parte di fusoliera che rappresenta la cabina di pilotaggio e dove vengono addestrati gli assistenti di volo, ma anche con passaggi nei simulatori, quindi i simulatori quelli con il motion, dove chi entra nella macchina sperimenta anche quelle che sono le modalità tecniche del volo, compresa la turbolenza anche eventualmente importante, in modo tale che sia preparato a tutto quello che incontrerà nell'ambito del proprio viaggio. Devo dire che questo ovviamente non è sufficiente, lo diceva prima Paola in maniera forse un po' indiretta, lo traduco io in termini miei in maniera più trasparente. Questo è un aspetto, poi c'è un aspetto normativo che dobbiamo affrontare, che è del tutto evidente che oggi le regole attuali non sempre consentono di agevolare per tutti i passeggeri disabili, non soltanto per i passeggeri affetti da autismo, la possibilità di volare alle stesse condizioni degli altri. Se dobbiamo realmente immaginare un trasporto aereo che sia realmente inclusivo nei confronti di tutti i passeggeri, è evidente che alcune norme vanno ridiscusse e cambiate, non soltanto a livello nazionale evidentemente, ma anche a livello europeo. E lo dico, guardate, con molta serenità, non solo come direttore generale dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ma anche come papà di un ragazzo autistico che per la sua disabilità oggi non avrebbe comunque mai, giustamente con le regole attuali, la possibilità di viaggiare in aereo, perché sarebbe considerato un unruly passenger, cioè un passeggero di difficile gestione a bordo. Al contrario, probabilmente con la modifica di alcune passaggi normativi, che poi nemmeno è così difficile smussare, probabilmente si potrebbero raggiungere grandi risultati, e di questo noi a livello internazionale già siamo fatti carico. Marc De Laurentiis, che parlerà fra un poco, presidia tutti i gruppi internazionali dove noi siamo presenti nell'ambito della normazione a tutela dei passeggeri in generale, e in particolare quella mobilità ridotta, e meglio di me potrà spiegarvi cosa stiamo facendo per far sì che queste norme riflettano il più possibile le necessità di inclusività di ogni tipologia di passeggero. Detto questo, Paola, anche per restare nei tempi io mi fermerei e lascerei la parola al dottor Lazzerini, che meglio di me poi potrà illustrare cosa realmente sta facendo la compagnia ITA Airways, non senza averlo ulteriormente ringraziato, perché davvero, credetemi, una sensibilità come quella dimostrata da Fabio poche volte l'ho vista rappresentata. Grazie davvero. Grazie ad Alessio Quaranta, grazie soprattutto di aver detto che è un papà, questo ce lo fa sentire ancora più vicino. Se Alessio posso 40... solo confermare, senza la mamma nulla sarebbe possibile. È la verità. Io li dedicherei tutti alle mamme questi incontri, veramente. Le nostre mamme volanti in ogni senso. Ha detto una cosa bellissima Alessio Quaranta, ha detto abbracciarli. Durante il suo discorso ora li possiamo abbracciare, possiamo dargli una possibilità. Io do la parola a Ita. Io ho amato tanto l'Italia, adesso dobbiamo innamorarci anche dell'Ita, siccome sono nonna e ho tanti anni dietro le spalle, ricordo quanto gli italiani hanno amato l'Italia e ricordo anche i primi viaggi dei primi atleti paralimpici con Alitalia, perché li ho vissuti anch'io. Ora abbiamo Ita, abbiamo il nostro Fabio Lazzerini che ci dirà cose strabilianti. Grazie a tutti, tolgo il nome del Ministro perché non vorrei rubare un incarico che non mi è stato dato, per cui poi lo rimettiamo a posto prima che arrivi. Grazie a dottoressa Severini Melograni e soprattutto agli amici Pierluigi ed Alessio, Alessio in particolare per due motivi, per le parole che ha detto su di noi, su di me in particolare, e secondo perché di solito io tendo a essere prolisso, per cui dottoressa, quando lei ha detto che dobbiamo avere una sintesi radiofonica ero già disperato, ma in realtà quello che dovevo dire io l'ha detto tutto il dottor Quaranta, per cui di fatto il mio intervento sarà molto rapido. Scherzi a parte, ringrazio soprattutto ENAC per averci coinvolto e Alessio per la sensibilità, io lo conosco da tanti anni, questa sensibilità che lei ha notato oggi mi è particolarmente nota, è un papà ed è anche un grande papà, per cui si vede Alessio com'è, il manager Alessio e la persona Alessio sono esattamente la stessa cosa. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo risposto molto volentieri a questa provocazione. Alessio ha spiegato bene il percorso di questo programma, che è iniziato dal luogo dove i voli iniziano e finiscono, che sono gli aeroporti. Però poi c'è tutto quello che succede a bordo, che è altrettanto invasivo per chi ha sensibilità diverse da quelle degli altri passeggeri. E non dico che siano sensibilità che complicano, sono semplicemente sensibilità diverse. Per noi i passeggeri sono e devono essere tutti uguali. Abbiamo questo programma per le persone che soffrono di autismo, ma non le vogliamo considerare, è un programma semplicemente perché hanno sensibilità diverse, non sono diverse dagli altri. Noi stiamo impegnando molto sul tema dell'accesso universale al trasporto aereo, lo facciamo perché abbiamo fondato la compagnia non più tardi di 1 anno e mezzo fa circa, sui pilastri della sostenibilità, di cui una è quella ambientale, una è quella economica, ma poi c'è quella sociale, che è altrettanto importante, ovvero sia è rendere la società un cittadino un po' migliore del mondo. E lo dico sempre per evitare di poi queste cose qua, si rischia di cadere ogni tanto nell'ipocrisia, cioè lo si fa perché si ha una sensibilità, ma è anche business, perché le aziende che raccontano che sostengono l'ambiente perché vogliono essere bravi cittadini del mondo o dicono una bugia o sono destinate al fallimento, nel senso che le aziende devono comunque produrre risultati economici e lo possono fare anche passando dall'attenzione alle sensibilità e all'ambiente e alle sensibilità in generale. Veniamo al programma dell'autismo. Noi cosa abbiamo fatto? Noi siamo la prima compagnia al mondo ad avere un programma completo dedicato alle persone affette da autismo, e di questo ringraziamo chi ci ha provocato, appunto ENAC, in particolare Pierluigi ed Alessio. Cosa vuol dire? È un programma che si snoda su due filoni principali. Il primo è quello della familiarizzazione. Nei nostri simulatori di volo a Fiumicino, che sono gli stessi simulatori dove addestriamo comandanti, primi ufficiali, piloti e gli assistenti di volo, esattamente su quei simulatori le persone che partecipano a questi percorsi di familiarizzazione vivono tutta l'esperienza di un volo aereo. Arrivano, vengono accettate a un check-in, viene consegnata una carta d'imbarco, ovviamente finta, perché l'aereo non si stacca da terra, anche se il movimento è esattamente uguale, sono esattamente identico, però vengono imbarcate, viene messo il bagaglio sopra la cappelliera, insomma si svolge tutto il percorso che si svolge poi nella realtà. Questo a cosa serve? Serve a evidenziare, con l'aiuto poi di persone specializzate, psicologi eccetera eccetera, tutte le varie fasi del volo, il rumore che sentiranno alla partenza, gli annunci, il cicalino che precede l'annuncio degli assistenti di volo in italiano e poi in inglese, tutte le fasi, il passaggio dei carrelli quando c'è il servizio a bordo, tutte le fasi, in modo che ci sia la conoscenza di quello che poi vivranno a bordo. Alla fine viene consegnato un certificato ready to fly, che ready to fly nelle compagnie aeree è la parola magica, è quando da terra danno l'ok al comandante ad accendere i motori e partire. Quindi per noi quel ready to fly significa volare, significa incassare, significa portare persone in giro per il mondo. È un percorso che abbiamo iniziato a giugno dell'anno scorso, abbiamo già tenuto 12 sessioni totalmente gratuita per persone che soffrono di autismo e abbiamo già avuto 332 partecipanti. Ad aprile recentemente abbiamo fatto l'ultima sessione, ne abbiamo dovute fare 2 perché avevamo un numero eccessivo di iscritti, abbiamo avuto 32 persone in una sessione, 30 nell'altra. È un programma che stiamo continuando, che sta funzionando molto bene, che poi ha la sua fase esecutiva quando poi la persona vola. Quindi quando la persona vola, dal momento in cui arriva in aeroporto è accompagnata in ogni fase della sua vita in aeroporto da noi e dalle persone di Swissport che collaborano con noi sulla parte di handling, e vengono scortate, la persona viene scortata in ogni singola fase fino a far sedere a bordo, nelle prime file, al di là del biglietto che è stato acquistato, c'è un upgrade gratuito nelle prime file che sono quelle un po' più comode, quelle con un po' più di spazio, e c'è un accompagnamento anche poi all'arrivo. Questo cosa serve? Serve a toglie tutte le ansie del volo, toglie tutte le piccole sensazioni di invasività di un volo, no, di sicuro, però aiuta, la persona che sale a bordo sa quello che lo aspetta, c'è un manuale tratto che noi consegniamo in cui ogni singola fase viene descritto cosa succede e cosa la persona vedrà. Al check-in, per esempio, si dice: attenzione, vedrai tanta gente che aspetta, c'è delle persone in fila, si sentono gli annunci, c'è il rumore di fondo delle persone che passano, il controllo di sicurezza, quello che succede a bordo. E l'informazione e la formazione, tanto per noi è stato estendere, aggiungendo una particolare cura a queste sensibilità, il percorso che noi già offriamo alle persone che hanno paura di volare. Non pensate che siano soltanto le persone affette da autismo che hanno paura di volare. Noi abbiamo un programma che si chiama Voglia di Volare, abbiamo centinaia di iscritti, persone che non hanno sofferenze particolari ma che hanno un po' di disagio quando volano. Quello, ovviamente, in quel caso lì è un corso a pagamento, nel caso invece delle persone affette da autismo invece è gratuito. Chiudo con una cosa, visto, dottoressa, che lei ha citato i primi voli del Comitato Paralimpico. Proprio per continuare questo impegno nel mondo delle disabilità, noi abbiamo fatto un accordo con il Presidente Pancali, il Comitato Paralimpico Italiano, che è un accordo commerciale che prevede condizioni particolari per i voli degli atleti, dei dirigenti, molto simile a quello che abbiamo fatto con il CONI, con la Federazione Calcio, ma con il Comitato Paralimpico abbiamo voluto dargli anche una veste in più. Non è semplicemente in quel caso un accordo commerciale, ma dato che nel Comitato Paralimpico si trovano rappresentate a livelli di eccellenza dal punto di vista delle prestazioni sportive tantissime disabilità motorie di vario tipo, con il Comitato noi siamo impegnati, stiamo aprendo un po' di tavoli sulle singole disabilità per esaminare con loro, che sono particolarmente esperti delle singole disabilità, qual è la faccia della medaglia che noi guardiamo, ossia quella disabilità quando si approccia al mondo del volare, no? Al mondo del nostro, quello che è il nostro mondo è quello di far viaggiare le persone. Per cui stiamo analizzando disabilità per disabilità, cosa manca, cosa possiamo fare per rendere più confortevole o in alcuni casi, come diceva anche Alessio, addirittura possibile, non è neanche una questione di comfort, in alcuni casi il volo per alcune disabilità in questo momento non è possibile. Stiamo cercando di capire insieme a loro, vedendo con loro ovviamente persone ad altissimissima sensibilità su queste tematiche, la conoscenza delle singole disabilità. Questo è un po' quello che stiamo facendo. E ripeto, siamo la prima e unica al momento compagnia al mondo che ha un approccio olistico, come direbbero quelli bravi, al tema dell'autismo e in generale a quello delle disabilità. Bravissimo, è stato nei tempi, se andiamo avanti così possiamo anche farci un aperitivo dopo. Finiamo prima. In realtà, per chi ci ascolta, qui si apre un mondo. Perché immaginatevi tutti coloro che soffrono di disturbi bipolari, che hanno il terrore di prendere l'aereo. Si apre un mondo anche di nuovi clienti. Quello che ha detto l'amministratore delegato di ITA è importantissimo. Noi ci battiamo da anni per far comprendere che attirare nel nostro paese un turismo di persone disabili alto, perché è chiaro che una persona in carrozzina non è mordi e fuggi e non si ferma a Capri un'ora, si ferma a Capri 3 giorni, si ferma a Venezia una settimana, è un vantaggio economico essenziale. Quindi quello che lei ha detto lo desidero ripeterlo perché è importante esserne convinti. L'apertura alla disabilità è un'apertura economica e il Paese non può perderla. Allora, noi siamo ora con il vero e proprio progetto Autismo in viaggio attraverso l'aeroporto, di cui ci parlerà il nostro Marc De Laurentiis. Marc De Laurentiis è il direttore della tutela dei diritti dei passeggeri ENAC, tutti i passeggeri, non soltanto i passeggeri con autismo. e veramente il povero Marc li tutela tutti, immaginatevi la sua vita, perché ogni giorno riceve telefonate di ogni genere, per esempio una da me l'altra settimana, io dovevo tornare con il treno e avevo una riunione importantissima a Roma, ma c'è stato un deragliamento sulla tratta Firenze-Bologna, io ho preso un aereo, sono andata da Milano a Palermo e da Palermo sono arrivata a Roma, come hanno fatto molti dei miei colleghi. È quello che può capitare vivendo in un paese lungo e stretto come il nostro, ed è per questo che hanno inventato gli aerei. De Laurentiis, che ci racconti? Grazie dottoressa Paola Severini. Grazie a tutti. Io volevo iniziare il mio intervento con qualche ringraziamento. Il primo ringraziamento devo farlo al Presidente e al Direttore Generale, perché dovete sapere che grazie alla loro attenzione e alla sensibilità alle tematiche dei diritti dei passeggeri hanno istituito nel 1 gennaio 2022 una direzione che si occupa, ha proprio il nome di tutela dei diritti dei passeggeri. Questo proprio a testimonianza della sensibilità e dell'attenzione che l'ENAC ha sempre avuto nei confronti dei diritti dei passeggeri, e in particolare dei passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità. Un altro ringraziamento voglio farlo a tutti i presenti per essere qui oggi, ma in particolare a tutti i soggetti istituzionali che siedono al tavolo tecnico, e oggi sono qui tutti rappresentati, perché dovete sapere che a seguito di un workshop che abbiamo organizzato in ENAC lo scorso maggio del 2022, sempre su un input del nostro Presidente, abbiamo dato vita ad un tavolo tecnico permanente per la tutela dei diritti dei passeggeri con disabilità e ridotta mobilità, nella quale abbiamo messo insieme tutti i vari soggetti che a vario titolo si occupano di disabilità. Quindi abbiamo gli aeroporti rappresentati dai singoli gestori ma anche dalle associazioni, abbiamo le compagnie aeree e le loro associazioni, abbiamo le principali associazioni che si occupano di disabilità, oggi abbiamo presente Anglat in rappresentanza anche della FAND, c'è la FIABA, la FISH, e quindi tutte le associazioni sono presenti, così come abbiamo deciso di coinvolgere anche le associazioni e le federazioni che si occupano di tour operator e agenzie di vendita, perché quello ci siamo resi conto attraverso una serie di analisi e di studi che c'era un problema in termini di corretta prenotifica delle assistenze, che è un aspetto fondamentale nell'ambito del nostro settore per garantire una tempestiva ed efficace assistenza a tutti i passeggeri con disabilità. E abbiamo avuto anche il piacere di avere al tavolo la rappresentanza del Ministero per la Disabilità, dell'INPS e così via. E perché questo ringraziamento? Perché soltanto attraverso la sinergia e la cooperazione, la collaborazione tra i vari soggetti abbiamo potuto in poco tempo, quindi in meno di un anno, realizzare tutta una serie di interventi, di azioni concrete, di progetti che hanno visto la luce. Primo fra tutti il progetto One Click Away, un progetto molto semplice ma allo stesso tempo molto efficace, cioè quello di rendere molto lineare, molto semplice e soprattutto standard le pagine web dei siti delle 3 compagnie italiane. Quindi oggi è possibile con un solo click dalla home page accedere alle informazioni delle 3 compagnie aeree, dove è presente lo stesso layout, gli stessi contenuti, le stesse informazioni, e da lì è possibile anche effettuare la prenotifica dell'assistenza. Abbiamo inoltre già realizzato un webinar informativo per le agenzie di vendita di tour operator, proprio per metterli in condizione di poter lavorare meglio ed effettuare meglio il proprio lavoro quando hanno a che fare con una persona con disabilità, e quindi assisterli meglio proprio nell'operazione della prenotifica. E abbiamo anche tante altre iniziative che stiamo portando avanti con l'INPS e con il Ministero della Disabilità, una fra tutte è quella della Disability Card. Venendo all'autismo, io negli ultimi 2 mesi ho girato tantissimo l'Italia e non solo, per far conoscere il nostro progetto, perché diciamo la cosa che un po' mi amareggia è il fatto che sia ancora poco conosciuto. questo progetto. Nonostante gli sforzi, nonostante la partecipazione, grazie alla dottoressa Paola Severini Melograni, alla trasmissione O Anche No, ai vari podcast, alle interviste su varie riviste, su quotidiani, alla partecipazione a convegni, seminari. Recentemente sono stato al convegno all'ottavo convegno internazionale Autismi, Vita ad Ampio Spettro, che si tiene a Rimini ogni anno. Ho girato un po' l'Italia in lungo e in largo per far conoscere il nostro progetto, però devo dire che mi rendo conto ogni volta che poi quando parlo con le persone questo progetto è poco conosciuto, per cui secondo me su questo fronte dobbiamo ancora fare di più e meglio, e su questo chiedo l'aiuto anche a tutte le associazioni. Probabilmente bisognerebbe farlo conoscere anche nelle scuole, perché quello è un canale importante, perché c'è bisogno appunto di farlo conoscere dalla maggioranza delle persone, per dare proprio la possibilità a tutti indistintamente di poter affrontare il viaggio aereo. Quando sono stato a Rimini mi ha colpito un dato. Ci sono state due autorevoli presentazioni nella giornata di apertura, una della dottoressa Maria Luisa Scattoni, ricercatrice e pubblicista dei disturbi dello spettro autistico, nonché coordinatrice dell'Osservatorio Nazionale dell'Autismo, e l'altro di un eccellente psicoterapeuta, il dottor Marco Bertelli, i quali hanno, in una slide hanno mostrato i dati dell'autismo, e mi ha colpito questo dato, perché nel 2025 una persona su 25 avrà disturbi dello spettro autistico. Ecco, credo che questo sia un dato sul quale riflettere e sul quale dobbiamo, come dire, impegnarci ancora di più con le varie iniziative. Devo dire che in quell'occasione ho conosciuto tanti professionisti che lavorano quotidianamente con le persone affette dallo spettro autistico, psicoterapeuti, docenti, e diciamo la riflessione comune che ho sentito è che bisogna operare sempre di più sul fronte della formazione, dell'informazione e della sensibilizzazione, ed è fondamentale questo per abbattere anche le barriere culturali ed elevare la consapevolezza sul tema. Per cui ecco, il lavoro delle associazioni è fondamentale. Devo dire che io nel corso degli anni ho conosciuto tante associazioni che veramente si impegnano e fanno un lavoro eccellente sul campo. Una fra tutte è l'associazione Il Mio Amico Speciale, di cui è presidente Doriana Caria, e di cui sono stato recentemente ospite ad Alghero in occasione di una bellissima iniziativa che ha coniugato sport e accessibilità, fatta su un campo di rugby, e devo dire è stata veramente emozionante per il coinvolgimento dei bambini che c'erano e di tutte le associazioni sportive. Così come ho avuto il piacere di conoscere Alessia Condò e Pablo, con il quale abbiamo girato il video a Fiumicino, e anche loro fanno un lavoro eccezionale. E a Rimini sono venuto a conoscenza anche di tanti progetti e tanti protocolli che esistono. Per esempio c'è un bellissimo progetto con le forze dell'ordine, con i vigili del fuoco, con i musei sull'autismo, che io personalmente non conoscevo, quindi sicuramente sul fronte della comunicazione c'è bisogno di fare di più. E in merito al progetto autismo, diciamo, è stato già detto in modo eccellente dal direttore generale e dal dottor Lazzerini, per cui io su questo fronte, diciamo, mi limito soltanto a ricordare che, come diceva il nostro direttore generale, il progetto è ormai presente e attivo su quasi tutti gli aeroporti nazionali, ne mancano veramente pochi, ma con i quali siamo in contatto e contiamo di portarli dentro al progetto in breve tempo. L'ultimo che mi ha contattato è Ancona, e quindi penso che a breve riusciremo a coinvolgere anche l'aeroporto di Ancona, e poi restano gli aeroporti calabresi, per i quali però ho già un impegno da parte del Presidente, dell'amministratore delegato, ad aderire al progetto. E con ITA Airways dicevamo che il progetto si è un po' ha raggiunto la sua completezza, perché prima si fermava alle porte dell'aeromobile, quindi l'assistenza era garantita negli aeroporti ma non a bordo degli aerei, per cui ITA Airways è stata la prima compagnia ad aderire scusate, e non ci siamo fermati però, perché stiamo lavorando anche con le altre compagnie in particolare con le compagnie europee che operano in Italia, quindi Ryanair, Wizz Air, Volotea, Vueling, e tutte quante ci hanno mostrato interesse e disponibilità al progetto, per cui contiamo di poterle coinvolgere fattivamente e attivamente nel progetto. Addirittura Ryanair si è offerta anche di replicare il progetto ITA Airways presso il simulatore di Dublino, che sarebbe insomma una cosa molto bella, e mettere a disposizione anche gli aeromobili che sostano negli aeroporti in cui hanno la base, nei momenti diciamo di non utilizzo degli aeromobili, proprio per poter consentire alle persone affette dallo spettro autistico di poter fare una visita anticipata anche nell'aeromobile. Io mi fermerei qua, Paola, se sei d'accordo. Io penso che la passione che guida Marc l'avete tutti quanti percepita, e approfitto, per chi è all'ascolto ora, ricordo che stiamo presentando questo grande incontro, le migliori pratiche per viaggiare in aereo, che potremmo ribattezzare tutti possiamo prendere l'aereo, almeno in Italia. E questo, Marc, sempre per chi ci segue, è qualcosa da valorizzare, perché appunto voi vedrete O Anche No estate, che apriremo con la parte video di questo incontro con Pablo, la storia di Pablo, che potremo goderci a puntate a luglio e agosto. Ma dobbiamo essere fieri di essere italiani, non abbiamo niente da imparare da nessuno, e io credo, tornando a ITA, all'Italia, che probabilmente stiamo ricominciando. Anche le nostre linee aeree sono accoglienti, sono aperte a far sì che tutti possano esercitare questo che è un diritto fondamentale, quello di muoversi, vero Marc? Assolutamente, mi dai anche l'opportunità per aggiungere un altro aspetto che avevo omesso di dire. Chiaramente noi questo progetto lo stiamo portando all'attenzione anche dell'Europa. A dicembre, nell'ultima riunione in Commissione europea, ho fatto una presentazione proprio sulle varie iniziative ENAC e in particolare sul progetto autismo, che ha riscosso tantissimi apprezzamenti, e tanto che il direttore dei Passenger Rights, Elizabeth Cotthaus, ci ha chiesto di diffonderlo anche agli altri paesi, e ha chiesto proprio agli altri paesi di emulare in qualche modo i progetti e le iniziative italiane. Lo abbiamo portato all'interno dell'ECAC, di cui il nostro direttore generale è presidente, che è l'European Aviation Conference, e grazie alla IATA che è qui oggi rappresentata, con la quale anche loro fanno parte del tavolo tecnico ENAC, nello scorso ottobre abbiamo potuto partecipare allo IATA World Passenger Symposium, che è un evento a livello mondiale sui diritti dei passeggeri, che l'anno scorso si è tenuto nel Bahrain e quest'anno sarà a Chicago, e anche lì abbiamo potuto presentare le nostre iniziative, sia il One Click Away che quello sull'autismo, e anche lì ha riscosso tanto successo. E ultimo, e concludo, sono tornato domenica dalla Giordania, dove abbiamo un progetto di cooperazione con l'aviazione civile giordana, proprio sui diritti dei passeggeri con disabilità e ridotta mobilità, un progetto della Commissione europea che ci siamo aggiudicati, e anche lì abbiamo presentato il progetto autismo ed è stato molto molto apprezzato. Grazie, grazie davvero Marc, speriamo che ci copino tutti. Adesso io le chiamerei tutte e due le Valentine, perché dobbiamo parlare di quello che succede attraverso l'aeroporto. Valentina Menin, che è il direttore generale Asso Aeroporti, e Valentina Lener, che è il direttore generale Aeroporti 2030. Prima di tutto spiegate a chi ci ascolta la differenza fra voi due. Asso Aeroporti, perché mica tutti lo sanno, che cos'è Asso Aeroporti e Aeroporti 2030. Valentina Menin. Salve, buongiorno. Io e la dottoressa Lener, l'avvocato Lener, rappresentiamo le due associazioni che sono presenti in Italia, che riuniscono le società di gestione aeroportuale. quindi le società che gestiscono gli aeroporti sul territorio nazionale. Lei quali gestisce? Sto scherzando, lei ha detto gestiscono, quali rappresenta? Quali sono gli aeroporti sotto il cappello di Asso Aeroporti? Sono tanti. Non posso. Ce ne nomini qualcuno, così capiscono, insomma, per avere un'idea. Andando dal nord, ma semplicemente, altrimenti si offende chi non viene citato, abbiamo Milano, abbiamo Bergamo, abbiamo Cuneo, abbiamo Torino, abbiamo Genova, abbiamo Bologna e via via andando verso giù a scendere. Sì. E gli altri se li rappresenta tutti la Menin, la Lener, scusate. Allora, Valentina Menin, come sono cambiati gli aeroporti? Noi, se pensiamo agli aeroporti, pensiamo anche ai film sugli aeroporti. Siamo abituati a vedere determinate cose, soprattutto i film americani. Non ce ne sono molti di film italiani. Se lei dovesse fare la sceneggiatrice per un film italiano sugli aeroporti oggi, dove tutti possono arrivare, e poi in alcuni trovano quelle cose straordinarie di cui hanno parlato i relatori che l'hanno preceduta, che i fifoni dell'aereo anche riescono a fare delle prove, i bimbi piccoli, i bimbi con problemi mentali. Ecco, se lei dovesse dire in che cosa sono cambiati gli aeroporti italiani in questi ultimi anni? Allora, gli aeroporti italiani senza dubbio hanno cambiato pelle. Sono diventati da un ambiente dove di fatto ci si recava semplicemente per viaggiare, per motivi di lavoro, per turismo, in un ambiente in cui ciascun passeggero viene accolto. E questo è un po' l'elemento chiave anche di questo progetto. Dottoressa, mi permetta di iniziare, come ha fatto il dottor De Laurentiis, con un ringraziamento, perché è veramente doveroso, che è un ringraziamento ad ENAC, non è assolutamente da sottovalutare. Dobbiamo... Perché è vero, è stato detto da chi mi ha preceduto, il settore aeroportuale ha maturato nel corso degli anni una sensibilità crescente rispetto al tema dell'autismo. Abbiamo visto sicuramente gli aeroporti, abbiamo visto il caso di ITA, ma bisogna riconoscere che il motore di questa crescita e di questa maggiore consapevolezza è stato l'ENAC e questo progetto. Quindi deve essere riconosciuto, e quindi un grazie sia per aver ideato questo progetto parecchi anni fa, ma anche per aver organizzato la giornata di oggi, perché credo che sia utile far conoscere ad una platea sempre più ampia di passeggeri e di potenziali viaggiatori questo progetto. Lo ricordava il dottor De Laurentiis, il progetto ancora non è ampiamente conosciuto e quindi secondo me questa iniziativa è sicuramente utile per far sapere soprattutto alle persone con autismo e ai loro familiari che negli aeroporti italiani non sono soli e che c'è qualcuno che è pronto ad accoglierli e rendere il loro viaggio quanto più confortevole e sereno possibile. Io in sala vedo anche i colleghi di alcuni aeroporti, che sono coloro che di fatto con il loro lavoro quotidiano mettono a terra questo progetto, e quindi un grosso ringraziamento va anche a loro. Questo è un progetto, e quindi rispondo anche alla sua domanda, come sono cambiati gli aeroporti? È un progetto che va oltre l'aspetto meramente tecnico-operativo, cioè quello che viene chiesto ai gestori aeroportuali non è semplicemente quello di gestire in maniera precisa e puntuale l'assistenza. Questo sicuramente sì, anzi abbiamo un obbligo di farlo perché esiste un regolamento europeo, ma ciò che viene chiesto ai gestori è qualcosa in più, cioè quello di attuare un percorso di accoglienza e di accompagnamento. E diciamo che questo progetto nasce proprio dalla consapevolezza di dover rendere l'ambiente aeroportuale, che è senza dubbio un ambiente atipico, in un luogo confortevole, ed è qui che, come sono cambiati gli aeroporti, sono diventati da un mero luogo in cui si spiccava il volo in un luogo confortevole, in un luogo in cui tutti, nessuno escluso, si deve sentire accolto e a proprio agio. Questo ovviamente vale per tutti i nostri passeggeri, ma è ancor più vero per chi è più fragile e chi ha bisogno di più attenzioni. Quindi la sfida più grande sta proprio nel trasformare l'aeroporto, che è un ambiente che ha suoni, rumori, luci assolutamente unici e che, devo dire, in molti passeggeri generano anche delle emozioni positive. Ecco, quegli stessi suoni, quegli stessi rumori, quelle stesse luci possono generare in alcuni passeggeri, tra cui alcuni passeggeri con autismo, una sensazione di disagio che può rendere il viaggio estremamente difficoltoso, se non addirittura impossibile. E quindi la sfida sta proprio nel trasformare un luogo estraneo in un ambiente familiare. Questo è un progetto, lo diceva anche lei dottoressa, di cui ritengo dobbiamo essere orgogliosi sia come sistema aeroportuale sia come sistema paese, perché quando l'Italia, gli aeroporti italiani, abbiamo sentito il caso di ITA, effettivamente siamo tra i pochi a livello europeo che abbiamo sviluppato questa sensibilità nei confronti di tematiche quali quelle dell'autismo. E quando nacque il progetto nel 2015, lo ricordava il direttore generale, erano pochissimi gli esempi al di fuori dell'Italia in cui c'erano queste iniziative di questo tipo. Ricordava Dublino, c'era qualche scalo nel Regno Unito. E in quella prima fase, ricordo, insomma, ero più giovane ma ero già in Asso Aeroporti, in quelle prime fasi è stato fondamentale il supporto delle associazioni per l'autismo sia a livello nazionale sia a livello territoriale, perché proprio hanno aiutato i gestori aeroportuali a comprendere meglio quali fossero le reali esigenze dei passeggeri con autismo e dei loro familiari e cercare di individuare le forme di accoglienza e di accompagnamento più idonee. Su questo vorrei fare un attimo una parentesi, cioè il fatto che sia nato questo progetto, lo ricordava il direttore generale, nel 2015, non significa che prima di allora negli aeroporti italiani i passeggeri con autismo non ricevessero assistenza. L'assistenza c'era, ma possiamo dire che la buona riuscita della relazione tra operatore del servizio e passeggero era di fatto lasciata alle buone intenzioni di passeggero, operatore e accompagnatore. Ora invece, grazie a questo progetto, il servizio è più strutturato e soprattutto è più consapevole. E tornando un attimo al contesto internazionale, collegandomi anche a quanto ci ha raccontato il dottor De Laurentiis, anche a livello europeo, e su questo sicuramente l'attività di sensibilizzazione che ENAC ha fatto nell'ambito dell'ECAC è sicuramente importante, però insomma riconosciamo che anche a livello europeo c'è una sensibilità crescente. Però quello che continua a contraddistinguere l'Italia rispetto agli altri paesi è che da noi il progetto autismo non è un progetto isolato che è nato in qualche aeroporto particolarmente virtuoso, ma è un progetto di sistema. Cioè un progetto che si è sviluppato in maniera capillare su tutto il territorio nazionale, sotto un'unica regia che è appunto quella di ENAC, che di fatto... Salve, buongiorno. Buongiorno. Ecco, è arrivato il Ministro, buongiorno. Quindi si è sviluppato in maniera capillare sotto una regia unica che ne ha garantito di fatto l'uniformità a livello nazionale. Quindi, fermo restando che ci sono poi delle sfumature a livello locale che nascono per lo più dal confronto con le associazioni per l'autismo a livello territoriale, ma la cornice entro cui si sviluppa questo progetto è uguale in tutti gli scali. Come nasce l'iniziativa? Lo ricordava il dottor Quaranta, il direttore generale, diciamo che lui ha raccontato proprio la fase iniziale, noi abbiamo vissuto lo step immediatamente successivo. Nasce con un progetto pilota che ha coinvolto l'aeroporto di Bari, nasce a novembre del 2015 e, come dicevo, allora c'erano pochissimi esempi a cui poter guardare e da poter copiare. E quindi in quella fase sperimentale sono stati individuati quelli che sono gli assi portanti di questo progetto. Il primo pilastro è quella che noi abbiamo chiamato la storia sociale. La storia sociale è un prodotto informativo che è fatto di foto, di immagini, di disegni, in alcuni casi anche di suoni, che vengono realizzati dalla società di gestione e che sono disponibili sul sito web del singolo aeroporto, e di fatto è appunto un prodotto informativo che viene messo a disposizione del passeggero con autismo per conoscere prima dell'esperienza di viaggio l'ambiente aeroportuale e per iniziare, diciamo, a prendere confidenza con le varie fasi che si susseguono all'interno di un aeroporto, e quindi l'arrivo in aeroporto, l'ingresso all'interno dell'aerostazione, la registrazione al banchi check-in, i controlli ai varchi di sicurezza, il controllo passaporti quando necessario, fino a raggiungere il gate d'imbarco. Quindi questo è il primo pilastro, la storia sociale. Il secondo pilastro è la possibilità, ovviamente non è obbligatoria, è una facoltà che viene offerta a tutti i passeggeri con autismo e ai loro accompagnatori, di poter concordare con la società di gestione una visita preliminare dell'aeroporto. Una visita che quindi viene effettuata prima del viaggio vero e proprio, nel corso della quale il passeggero ha la possibilità di sperimentare in maniera concreta quelle che sono le diverse fasi, e quindi cercare di capire quali saranno le reazioni che poi andrà a vivere invece il giorno in cui verrà effettuato il viaggio. Come dicevo, c'è stata quindi questa prima fase di sperimentazione, poi una seconda fase in cui l'ENAC, con il supporto di Asso Aeroporti, ha diffuso questo progetto su tutti gli scali nazionali. L'approccio che ha scelto ENAC, e devo dire che anche questo è da riconoscere, non è stato quello impositivo, cioè non è stato mandatorio da domani tutti devono avere il progetto autismo, ma è stato un percorso di sensibilizzazione, cioè hanno accompagnato i gestori aeroportuali lungo questo percorso di maggiore consapevolezza. E tant'è vero, io devo dire che i risultati a mio avviso sono stati più che positivi, perché nell'arco di un anno e mezzo si è sviluppato in tutti i principali scali, ed oggi, come diceva il direttore, il dottor De Laurentiis, si è sviluppato in tutti gli scali. E niente, io faccio. Davvero esaustiva, e in questo momento è arrivata anche il nostro Ministro, che salutiamo e ringraziamo, e che conosce già, perché gli era stato già proposto questo progetto che sta funzionando così bene. Noi abbiamo capito, grazie a Valentina Menin, direttore generale di Asso Aeroporti, che insomma volare è sempre un'emozione e possiamo veramente renderla disponibile a tutti. Abbiamo l'altra Valentina, Valentina Lener, che è il direttore generale e che prego di rimanere nei tempi. Cercherò di essere sotto i tempi, così recuperiamo. Un saluto intanto alla Ministra per essersi unita a noi, anche perché è stato detto, diciamo, già molto prima di me rispetto a questo progetto. Mi voglio unire ai ringraziamenti, ma ringraziamenti anche a titolo personale, perché per prepararmi a questo convegno ho fatto una serie di interviste. Ho studiato, ho guardato dal sito dell'ENAC, ai siti dei gestori, ai siti delle associazioni, e ho fatto una serie di interviste. Ho proprio alzato il telefono, ho chiamato i referenti delle società di gestione aeroportuale, parlando sia dal direttore magari della direzione che si occupa proprio di passeggeri e mobilità ridotta, fino all'operativo. E nel fare interviste io ho chiesto: ditemi intanto come vi formate, quello che fate per poter prestare questa assistenza, e fatemi sapere se ci sono anche degli aspetti che possiamo migliorare, quali sono quelli sicuramente su cui fare leva per diventare sempre più un'eccellenza. E l'altra domanda che ho fatto, perché in due occasioni ho parlato, e so anche che Doriana Caria poi ha la stessa situazione, con due persone che lavorano in aeroporto e che hanno i figli, diciamo, con il disturbo dell'autismo, e quindi mi hanno portato questa doppia testimonianza. Innanzitutto, voglio rispondere alla domanda che ha fatto prima alla dottoressa Menin: che cos'è oggi l'aeroporto? L'aeroporto era un luogo, diciamo, Marco Gela l'ha definito un luogo di transito privo di caratteristiche, invece giustamente Valentina Menin ha detto invece oggi è uno stimolo di luci, suoni, gente che passa, rumori dei trolley, esattamente tutti quegli aspetti che possono invece, che per noi sono belli, su cui lavoriamo e che possono costituire un problema. Ma è anche una comunità. C'è una comunità di tantissime persone che lavorano per il gestore aeroportuale, ma che lavorano per i negozi, per l'handling. Fiumicino, per intenderci, sono 40.000 persone che lavorano intorno all'aeroporto. È una città. E c'è un grandissimo lavoro dietro per offrire appunto un servizio che sia non solo qualitativamente eccelso, perché ci piace innalzare lo standard della qualità del servizio, ma che sia universale, perché l'aeroporto è una realtà infungibile. Per certe destinazioni non puoi decidere di andare in macchina, non puoi decidere di prendere un altro mezzo, devi prendere l'aereo. E a quel punto la comunità aeroportuale, ENAC in primis, i gestori aeroportuali, ma le compagnie aeree, gli operatori, si impegnano, vengono formati per riuscire a prestare un'assistenza universale. Oggi, tra l'altro, gli spazi si dilatano, diventa sempre più difficile, se vogliamo. Prima uno andava in aeroporto, non c'era neanche il controllo di sicurezza, prendeva, si andava nella terrazza, vedeva l'aereo, si prendeva un bicchiere e partiva. Oggi è diventata un'esperienza sicuramente più difficile da approcciare, quindi noi dobbiamo sicuramente informare il passeggero a ciò che anche il passeggero si prepari per il viaggio, il che significa che, per esempio, nell'assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta è fondamentale che prenotifichi la sua partenza. Noi, nell'ambito del tavolo che sta portando avanti ENAC e con le associazioni per la disabilità e le associazioni dei gestori e degli handler, lavoriamo tanto su questo, anche quindi quell'onere che ha il passeggero di alzare il telefono, scrivere una mail e prenotificarsi, cioè comunicare al gestore aeroportuale, alla compagnia aerea 48 ore prima della partenza che avrà bisogno di un'assistenza dedicata, perché così quella macchina organizzativa di quelle 40.000 persone si prepara per tempo e potrà... Mi permetto di interromperla, perché il nostro Marc De Laurentiis mi dice sempre: devi ripetere a tutti, in televisione, in radio, nelle occasioni come oggi, che bisogna, diciamo, fare una prenotazione anticipata, molto anticipata, soprattutto per le disabilità gravi. E per chi ci sta ascoltando ora, questo è essenziale, quindi organizziamoci a tempo. Quando uno programma un viaggio deve programmare anche la parte aereo con tanto anticipo, se in famiglia c'è una persona con disabilità. Chiudo la parentesi, mi scusi, ma lo ribadiamo. Assolutamente, il tanto anticipo comunque è entro le 48 ore prima rispetto, diciamo, all'aeroporto. Questo è sufficiente perché darà tempo alla compagnia aerea e anche all'operatore aeroportuale di chiamare il giusto numero di persone, di organizzarsi con le attrezzature, di gestire i turni. Questo è fondamentale. Ma il lavoro del gestore e della comunità inizia molto prima. Ritorniamo alla famosa formazione di quei 40.000, scherzo, non sono 40.000, sono molti di più ovviamente le persone che lavorano nel trasporto aereo, per dare le dimensioni su Fiumicino, su un aeroporto. Per accedere in aeroporto l'operatore aeroportuale ha un tesserino rilasciato dall'ENAC. Per poter ottenere questo tesserino le persone si formano. Allora, io nelle varie interviste che ho fatto ho anche chiesto, non ho fatto a tempo veramente perché era un corso di 4 ore, mi fate vedere uno stralcio del corso di formazione che si fa all'operatore aeroportuale? Me l'hanno mandato e prometto che adesso lo farò, perché è importante. Nel caso di specie il corso si chiama Disabilità e le disabilità ed è una overview ovviamente sui passeggeri a ridotta mobilità e con le disabilità, per come approcciarli e come fornire il servizio migliore. Però io ho visto dei fotogrammi rispetto, diciamo, proprio al profilo delle persone che hanno lo spettro dell'autismo, ed è interessante perché è un aiuto alla comunità a riconoscere quella che è, non voglio definirla disabilità, comunque una situazione non visibile, non riconoscibile, ed è proprio di fronte a questa invisibilità che bisogna formare le persone a reagire nel modo migliore. E nell'intervista, poi chiudo, che avevo fatto a questa operatrice mamma, lei mi ha spiegato che si occupa proprio dell'assistenza e che aveva accompagnato, non era suo figlio, era un'altra persona, in aeroporto, e al bar ha ricevuto una telefonata, il tempo di rispondere, di girarsi, ha visto invece che gli altri passeggeri intorno a questo ragazzo, che era un pochetto eccitato, diciamo così, un pochetto friggeva, si erano distaccate. E questo, diciamo, è quello che noi dobbiamo cercare di evitare, perché questa reazione di distacco e non neanche di neutralità. Noi dobbiamo cercare invece in qualche modo che la comunità, che va dall'inserviente che magari può chiamare il suo collega un po' più esperto, un po' più diciamo avvezzo a gestire situazioni in qualche modo eccezionali o diverse dall'ordinario, possa contribuire a fornire quell'habitat quanto più sereno possibile. Devo dire che gli aeroporti, grazie anche a questo progetto che portano avanti, ci si impegnano. non si finisce mai di migliorare, però mi piace dire quello che ha detto la dottoressa Severini prima, siamo un'eccellenza, lo dobbiamo evidenziare, perché questa cosa riguarda il trasporto aereo e non tante altre forme di trasporto anche nel nostro paese, anche lì potremmo lavorare. Grazie. Grazie Valentina Lener, grazie a tutte e due le direttrici generali degli aeroporti. È stata una gioia sentirvi, adesso svegliamo pure le ferrovie, non vi preoccupate, qui c'è la Locatelli che è qui per questo. Dunque, ora passiamo a vedere un piccolissimo brano della storia di Pablo, vero? Chi lo manda? Pablo è un ragazzo con autismo che è qui con noi oggi e che non ha fatto neanche un saluto al ministro. Pablo, ehi là, eccolo. Eccolo lì, e lui, Pablo, si concede quando desidera. E adesso vediamo un pezzettino, ormai è diventato un attore, un protagonista della televisione. Pablo si è ringraziato da solo, come fa spesso. Pablo viaggia da solo. Questo è una rivoluzione, rappresenta una rivoluzione che fino a qualche anno fa noi non potevamo neanche immaginarci. Approfitto sempre per chi ci ascolta per ricordare che la serie estiva di O Anche No, che sarà più lunga e più ampia, conterrà a puntate la storia dei viaggi di Pablo, lo divideremo a pezzettini e ogni puntata ci sarà qualche minuto di questi viaggi di Pablo e anche dei suoi amici, ma comunque questo viaggio Pablo lo ha fatto da solo. Io passerei la parola, e l'ultimo panel e poi il ministro ci aiuterà a chiudere, a Giovanni Marino, Doriana Caria o Caria, mi scusi, devo aver Caria, e Alessia Condò, che ho imparato a conoscere perché Alessia è la mamma di Pablo, che ha fatto con Pablo una vera e propria, anche lei, rivoluzione, perché Pablo è cresciuto con i suoi amici che non avevano il problema dell'autismo e non è successo quello che succede molto spesso, che questi ragazzi quando hanno 18 anni, sia per lo Stato che per i rapporti, le relazioni, le amicizie, vengono come fossero considerati guariti. Pablo continua a frequentare i suoi amici. Allora, chi comincia? Comincia Giovanni Marino? Eccolo, Giovanni Marino, che è il presidente dell'associazione che si occupa di persone con autismo. Vi chiedo di rimanere stretti, Presidente ANCSA. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Telegrafico. Buongiorno, saluto al Ministro e devo per forza e per dovere e per piacere ringraziare ENAC, il direttore generale specialmente, perché ha voluto inizialmente impostare questo progetto e dall'inizio, 8 anni fa credo, ha già coinvolto ANGSA per quanto si tratta la scrittura, comunque di preparare un protocollo e i passaggi e i punti chiavi che presuppongono poi il viaggio di una persona con autismo in aereo. L'ANGSA, rappresento l'ANGSA, che è un'associazione di secondo livello nazionale, la più antica delle associazioni di genitori di persone con autismo nel nostro paese, che ormai è una federazione di associazioni regionali, a loro volta federate in associazioni locali e provinciali. Siamo quasi 100 associazioni in Italia. Siamo attivi nella difesa dei diritti, il Ministro ci vede spesso, qualche volta ci lamentiamo anche, ma è il nostro dovere istituzionale di rappresentare i bisogni delle persone con autismo e sono contento che questo progetto intanto ha messo in piedi una procedura che rende la vita del viaggio più facile ai nostri figli, ai ragazzi con autismo. Però dal punto di vista associativo evidenzio un fatto essenziale. Noi come associazione ANGSA siamo sempre stati impegnati, siamo impegnati ancora oggi a rappresentare all'interno del mondo della disabilità dei bisogni speciali. Non vogliamo parlare di categorie, qualche volta ci accusano che noi categorizziamo l'autismo, però l'autismo richiede dei percorsi speciali che spesso non sono molto bene esigibili all'interno delle normative, dello scenario, come dire, regolamentare, di regolamenti che c'è nel nostro Paese. E questo è l'esempio lampante per il quale anche ENAC, anche le società, le compagnie aeree hanno creduto che per l'autismo ci fosse bisogno di un percorso particolarmente come dire, attento all'interno del trasporto o dei servizi di assistenza alle persone con ridotta mobilità. C'è all'interno di questo settore una voce autismo. È la prima volta che autismo è rappresentato in un modo individuale, specifico, rispetto ai bisogni più generali delle persone con disabilità. È un tema che noi spesso cerchiamo di rappresentare alle istituzioni e questo è un primo esempio, speriamo che ne seguiranno degli altri. Volevo soltanto dire grazie ancora perché l'ANGSA ha partecipato anche attivamente a questo progetto, ci sono persone che l'associazione dell'ANGSA Lazio, perché per forza di cose dovevamo rivolgerci alla nostra associazione di Roma, ha organizzato un movimento di persone con autismo che accedono all'aeroporto di Fiumicino per le prove con il simulatore di volo, per fornire anche dal nostro punto di vista alcuni concetti agli operatori perché potessero, come dire, meglio essere preparati per gestire un passeggero con autismo. Questo lavoro è ancora in corso, come diceva l'amministratore delegato di ITA, ci sono calendari di visite presso il simulatore di volo fino a settembre, ci sono centinaia e centinaia di ragazzi che vanno, è un'esperienza, non tutti hanno bisogno di una esperienza simile prima di affrontare un volo, perché alcuni ragazzi con autismo hanno piacere proprio di andare su un aereo, su un autobus, i miei figli hanno piacere di salire in macchina e andare in giro, starebbero in macchina tutto il giorno per esempio, è un altro degli eccessi. Però è necessario per tutti coloro i quali hanno problemi sensoriali. Sapete, non vi voglio fare una come dire, presentazione delle difficoltà autistiche, però specialmente per coloro che hanno problemi sensoriali, i rumori, i colori, i suoni forti, le luci intense, questi possono provocare grandi disagio, rifiuto anche di di accedere. Quindi questa esperienza nei simulatori di volo li aiuterà senza dubbio, ed è un esperimento che chiedo di poter continuare per coinvolgere tutti quanti. Dal nostro punto di vista abbiamo tutto l'interesse di diffondere questa opportunità che ormai è disponibile. Stamattina ho scoperto, aprendo l'app di ITA per fare il mio check-in per prendere l'aereo, che già è previsto nel passeggeri con ridotta mobilità tutta la procedura delle persone con autismo. E grazie di questo ringrazio il Ministro che ci ascolta. Buongiorno. E ora abbiamo Doriana e Alessia, queste due mamme. Io all'inizio ho detto che il paese si regge sulle mamme e anche sulle nonne. Doriana ci ha portato il suo libro, molte mamme ci scrivono, e ci ha portato anche una maglietta che adesso facciamo vedere perché abbiamo anche la nostra trasmissione, ricordandovi che il colore dell'autismo è azzurro. Eccolo qua. Ed eccola, Doriana. Grazie, prima di tutto vi ringrazio, è un grande onore e una grandissima emozione per me essere qua. C'è una frase che dice che una mamma nasce quando nasce il proprio figlio. Mi chiamo Doriana e sono nata 3 volte. La prima è quando è nata la primogenita Elettra, 16 anni fa. La seconda è quando è nato Ruben, 9 anni fa. Ma la terza volta è quando abbiamo accolto in casa la sua diagnosi di autismo. E rinascere 3 volte non è mica da tutti. Però con la terza volta siamo rinati in tanti. Questa frase l'ho riportata nella quarta di copertina di un libro che ho scritto, Io ti aspetto, il racconto di una famiglia, di una mamma e dello spettro autistico. È un racconto scritto sotto forma di diario per una esigenza personale, terapeutica, perché scrivere è terapeutico, aiuta nelle giornate buie ma aiuta anche nelle giornate luminose. È il racconto di un tempo che si snoda in 3 anni tra lacrime, aspettative, opportunità, gioie e riflessioni. È il racconto di mio figlio e della mia famiglia, ma è il racconto un po' di tutte le famiglie. Cambiano solamente i dettagli, ma alla fine è la storia di tutte le famiglie. E mi chiedono spesso il perché del titolo, Io ti aspetto. Aspettare è una delle forme più nobili dell'amore. E noi genitori aspettiamo sempre, aspettiamo dal primo test di gravidanza, li aspettiamo fuori dalla scuola, li aspettiamo fuori dalle palestre, li aspettiamo anche fuori dai reparti di ospedale. E una volta cresciuti li aspetteremo fuori dalle discoteche o ai famosi pranzi di famiglia. La mia attesa è un po' differente. Io ho un bambino con autismo non verbale di 9 anni e non ho mai sentito la sua voce. Aspetto di parlare con lui. Aspetto di sentire la sua voce. Il bambino che sentite fuori vocalizzare è mio figlio. Aspetto proprio di parlare con lui, però la cosa più importante è comunicare e noi comunichiamo. Sono il presidente dell'associazione Il Mio Amico Speciale, fondata nel 2019, che ha come scopo e obiettivo l'inclusione socio-sportiva dei bambini e dei ragazzi con autismo. Ma che cosa vuol dire poi essere speciali? Significa essere cristallizzati all'interno di una bolla distante da noi, perché tante volte veniamo descritti in questa maniera. Oppure significa avere dei talenti specialissimi, siamo talentuosi. O magari vuol dire solamente il mio amico dai bisogni speciali, appunto. 1000 passi partono sempre da uno. Ecco perché bisogna fare da lievito sulla società, sulla comunità educante, con la scuola, lo sport e le istituzioni, mettendo al centro la persona con disabilità, con autismo, con i suoi desideri, necessità, limiti, con i suoi sogni, accompagnandola proprio nei percorsi di autonomia e di indipendenza. E detto così sembra anche una cosa banale, ma al cospetto di una società non sempre includente e spesso giudicante poi non è una cosa così tanto banale, perché la difesa dei diritti non può funzionare a convenienza mediatica o a singhiozzo, paladina se ti tocca, disinteressata se non ti sfiora minimamente. E bisogna dare voce al linguaggio delle disabilità, perché il silenzio di chi non può parlare non è mai d'oro. Da 25 anni lavoro presso l'aeroporto di Alghero, sono un responsabile in turno, e dallo scorso anno l'aeroporto di Alghero ha sposato il meraviglioso progetto Autismo Voliamo attraverso l'aeroporto in collaborazione con la mia associazione. Nel dettaglio il progetto, scaricabile appunto dal sito dell'aeroporto, è articolato in questa maniera. C'è una brochure informativa dove viene evidenziata la possibilità di prenotare una visita in anticipo presso lo scalo algherese e poi una guida sociale sotto forma di storia sociale che appunto tutti i passaggi in aeroporto, l'arrivo in aeroporto, la presentazione ai banchi check-in, il passare sotto i cancelli d'imbarco, sotto i controlli di sicurezza, scusate, sotto gli archetti dei controlli di sicurezza e arrivare ai cancelli d'imbarco una volta a bordo è tradotta in comunicazione aumentativa alternativa. E questo è importantissimo perché il visivo riduce i comportamenti problema, non li azzera, ma sicuramente sostiene, rasserena e rassicura e diventa un ponte comunicativo fondamentale anche per chi ha una compromissione del linguaggio momentanea. Inoltre è stato realizzato un video illustrativo molto semplice dove vengono analizzate e descritte tutte le fasi in aeroporto. Lo scalo di Alghero tra l'altro dispone anche dei lacetti girasole. I lacetti sono stati proposti per la prima volta nel 2016 presso l'aeroporto di Gatwick e hanno ottenuto da subito un largo consenso. È per le disabilità invisibili ed è una sorta di invito, ti aiuto ad aiutarci, perché fare la fila ai banchi check-in, ai controlli di sicurezza e ai cancelli d'imbarco diventa un'esperienza frustrante, lo è per tutti. Però il personale aeroportuale, vedendo questi lacetti, che tra l'altro indossarli è un atto volontario... Doriana, facciamoli vedere bene, cioè... eccoli. Indossare noi ne abbiamo già parlato, ma non sono proprio uguali tutti nel mondo, cioè chi ce l'ha in un modo e in un altro, questi sono i vostri. Sì. Indossarlo è un atto volontario e permette al personale di terra di riconoscere velocemente coloro che necessitano di particolari esigenze, velocizzando appunto i tempi di attesa e una sorta, come ho detto, di invito, ti aiuto ad aiutarci. Io sono estremamente riconoscente per questo progetto ideato dall'ENAC, in quanto permette di realizzare il diritto di viaggiare a tutti e di viaggiare nella maniera migliore, maggiormente se si vive in un'isola come me. Io vorrei concludere con una frase di una ragazzina ad una domanda. Una ragazzina mi ha chiesto al termine di una presentazione del mio libro e mi ha chiesto: ma voi ci pensate quando non ci sarete più? E c'è stato il gelo in questa sala con le insegnanti che guardavano la ragazzina allibita e io le dissi: non si risponde mai a una domanda con una domanda, ma ci pensate voi quando noi non ci saremo più? Perché è la domanda che dovremmo fare tutti, no? Perché è importante il dopo di noi, ma è importante ora noi. Quindi per crescere un bambino, c'è un proverbio che dice: per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio, ma per crescere un bambino con autismo ci vuole la coscienza di un'intera città. Quindi vi ringrazio di cuore per aiutarci in questa crescita. Grazie Doriana. Le garantisco che verremo, visto che, ripeto, perché si fosse messo all'ascoltora, il nostro O Anche No Estate farà un viaggio in tutta l'Italia per raccontare i luoghi accessibili e per arrivare a questi luoghi accessibili, per andare in Sardegna, arrivare ad Alghero che è meravigliosa, noi andremo a trovare la nostra Doriana che ci farà proprio vedere come... Ci ha fatto vedere Marc nella puntata dedicata di O Anche No, che è andata in onda qualche mese fa, ci farà vedere che cosa succede nell'aeroporto di Alghero, poi da lì ci sposteremo e andremo a vedere Alghero con i nostri ragazzi. Quindi questo è non solo il progetto, ma la realizzazione di questa bella estate, perché la disabilità non va in vacanza, ripeto, che abbiamo concordato con il Ministero dei Beni Culturali e che oggi concorderemo con il Ministero delle Disabilità. C'è l'ultima relazione, perché poi il nostro Presidente Di Palma farà i saluti e il Ministro ci dirà le belle cose che sta realizzando. A proposito, sempre per chi è all'ascolto, proprio su Radio Rai GR Parlamento è andato in onda una puntata speciale sul Consiglio dei Ministri del 1° maggio scorso, che potete riascoltare scaricandola dal podcast. dove il ministro Locatelli spiega la prima realizzazione dei 5 punti che verranno poi finalmente con i decreti attuativi messi a disposizione di tutte le famiglie italiane, approfitto per ricordarlo. Ed ecco l'altra mamma, la mamma di Pablo, che si chiama Alessia Condò, che noi abbiamo conosciuto. Vuole parlare Pablo? No, vedo che sta facendo, sta spiegando ai signori. Alessia, dici, io do del tuo ad Alessia perché è stata nostra ospite o anche no. Pablo, io capisco che tu in un secondo ti sei innamorato, però vieni qua, sei più veloce, ma adesso ti disinnamori pure in un secondo. Alessia, parla tu. Avrei voluto soltanto che Pablo, dato che ha viaggiato da solo realmente, appunto ha preso l'aereo da Catania ed è arrivato fino a Milano dove c'era la presentazione del suo documentario, parlasse di Adele, che è stata la sua tutor. Anche adesso già un po' di silenzio, un po' di silenzio. Adele era molto bella. Ancora devo usare il microfono. Ho visto che era molto bella Adele. Qui in Sicilia non ci sono i serpenti, non ci sono in Australia i serpenti. In Australia non ci sono più i serpenti, non ci sono più in Italia i serpenti. Va bene. In Italia non ci sono più i serpenti, non ci sono più. Pablo, adesso Mare. All'università i serpenti. Perché non ci sono più? Alessia, ce lo spieghi tu che cosa ha fatto oggi? Forse si è emozionato visto anche questo luogo. No, non si è emozionato, lui si relaziona così. Questo è l'autismo di Pablo, che è un autismo importante, ed è per questo che è meraviglioso tutto quello che sta succedendo, ed è meraviglioso che lui ha viaggiato realmente in aereo da solo. Quando ha parlato di Adele, era la sua tutor che da Catania gli ha permesso di andare a Milano, dove c'era la presentazione tra l'altro del documentario che tu poi appunto porterai nella trasmissione. Daremo a puntate in trasmissione. Mi sono scritta una cosa perché sennò non vado nei tempi. Emozioni, Alessia, no, ho detto che sei una di queste mamme volanti che sostengono l'Italia, dai. Puoi pure non leggerla. Bene, ok. Vabbè, eccoci qui. Io sono arrivata in motorino e Pablo ha voluto prendere il taxi con la zia, ma lo prende anche da solo il taxi. Sembrerebbe una normale constatazione, ma non lo è. Pablo ha un autismo di grado medio, fino a 6 anni non parlava, a scuola si chiedevano, parliamo di 20 anni fa, se fosse utile trovare un modo per insegnargli a leggere o scrivere, se fosse possibile. È stato possibile, come è stato possibile lasciargli la manina, fargli attraversare la strada, prendere la metro, il treno, l'aereo. Cosa fa lui con l'autonomia conquistata? Vive. Esce di casa, incontra sguardi benevoli e non, incontra persone che capiscono e non, incontra forze dell'ordine e capotreni che mi chiamano stupiti, a volte preoccupati, ma la preoccupazione nasce dal fatto che è un'eccezione, che non sono abituati ancora, nessuno lo è davvero, a vedere un ragazzo autistico che prova con infinito coraggio a gestire la sua vita. E così capita di andare a riprenderlo sulla camionetta della polizia, tutti i poliziotti fuori in piedi e lui dentro con le cuffiette sbragate sui sedili a cantare Topolino. Ne ho 1000 di queste cose, ma ne ho detta una. Loro preoccupati quando avevano capito che era autistico e stava da solo, io che rivendico, pure un po' antipatica, il diritto alla libertà laddove non nuoce al tuo prossimo. Poi finisce che il poliziotto ti parla di suo figlio di 4 anni autistico, ci si comprende, siamo tutti qui per darci una mano, se no che senso ha? Vorrei dirvi io personalmente come sono arrivata fino a qui, ma sarebbe lungo e forse non è la sede, fatto sta che ci siamo arrivati. Con la tenacia e il coraggio, passo dopo passo, seguendo Pablo sull'autobus che salutava dal finestrino ed io in motorino dietro che urlavo, ti ricordi dove devi scendere? Conta le fermate. Poi ci sono venuti in aiuto i smartphone, Google Maps, Movit, ma soprattutto abbiamo insegnato a Pablo come si chiedono informazione ed aiuto agli altri esseri umani. E così è capitato che al telefono mi parlassero sconosciuti che accompagnavano per un pezzo di strada Pablo, capotreni che lo salutavano dai gabbiotti dicendogli a Pablo che bella nonna. Tutto questo è nato da una visione, un ideale. Gli ideali possono essere messi in pratica con metodo e conoscenza. Abbiamo fondato l'associazione Io sono Pablo, questo bene, ma hai portato via le cose. Come principale obiettivo desideriamo abbattere la complessità delle barriere che impediscono a molti neurodivergenti di viaggiare in autonomia e poi comunicare, parlare di autismo. Non ne sappiamo granché, ma fa parte delle nostre vite. E faccio un passo indietro. Abbiamo iniziato con un adesivo da attaccare sulle vetrine, luoghi, bar, anche aeroporti, tutto quello che volete, supermercati che si dichiaravano autism friendly. Cosa dobbiamo fare? Ci chiedevano all'inizio, parliamo di un po' di anni fa. Sorridere, accogliere, avere pazienza. Questo era l'adesivo, l'ho fatto in forma grande, adesso prima Pablo era più piccolo, poi l'ho cambiato, ed è nata una mappatura, diciamo, dei quartieri. L'effetto sugli abitanti del quartiere è stato bellissimo. Allora ecco chi è quel ragazzino all'epoca che chiede in modo bizzarro la pizza senza fare la fila. Non è maleducato o matto, è autistico, si chiama Pablo. Il quartiere ha fatto rete e l'adesivo è replicabile perché con la faccia di Pablo invece è diventata la faccia di altri ragazzi. Ed è importante secondo me proprio il viso, sono io, è quello, non è una cosa generica, è quel ragazzo, ha quel nome, quella ragazza, ha quel nome, quel bambino. Non sappiamo cosa sia l'autismo, ma tutti noi sappiamo quando siamo felici. Ebbene, come ogni genitore, non posso far altro che inseguire la sua felicità, lo star bene. L'indipendenza ha dato a Pablo una chiave per la felicità, è rimasto al passo. Il trailer che avete visto era una simulazione, ma Pablo parte e torna realmente da viaggi con amici che con grande cuore viaggiano con lui, gli vogliono bene, partono con lui su un pulmino sgangherato per l'Europa, dormono nei boschi, portano fuori dall'Italia loro stessi, Pablo e l'autismo e anche il coraggio. Fuori dall'Italia la situazione è grave, non ci sono scuole integrate, le persone non sono abituate a relazionarsi con i neurodivergenti, ma l'Italia ha una grande storia che passa dalla Montessori a Don Milani fino a Basaglia. Bisogna decostruire e ricostruire, facilitare ed essere pratici. L'ENAC ed ITA Airways hanno creato una facilitazione, hanno aperto una via. Credo non ci rendiamo ancora conto della rivoluzione che hanno messo in atto. Le vie tracciano viaggi incredibili. E poi c'è lo stupore di chi vede o sa di questo progetto. Molte famiglie costrette a fare 2 biglietti ne comprerebbero solo uno. Molte persone autistiche aumenterebbero la fiducia in se stessi. Moltissimi esseri umani sceglierebbero una compagnia piuttosto che un'altra per motivazioni etiche. L'Italia è forse il paese più all'avanguardia per l'inclusione sociale, il nostro modello scuola è unico al mondo, il punto è che neanche gli italiani sanno questo. Pablo dovrà dare il primo esame di filosofia alla Sapienza il 23 maggio e molti studenti e professori e famiglie non sanno che la Sapienza è un servizio di disabilità, dei tutor. Continuiamo a criticare perché non conosciamo quello che abbiamo. Spero che questo progetto invece sia conosciuto in massa, da cui vorremmo tirarci dietro treni, taxi, metro. Come associazione Io sono Pablo e questo bene abbiamo sviluppato per ogni settore progetti a costo zero. Per ciò che riguarda la comunicazione, ci prefiggiamo che il documentario del viaggio di Pablo, già vincitore del premio Sport e Cultura del CONI e selezionato al Festival Internazionale del Documentario di Milano, possa essere proiettato nelle scuole, uscire dall'Italia. È una storia che non è mai stata documentata prima. Un ragazzo autistico che viaggia con i suoi coetanei in un viaggio libero e selvaggio, senza operatori né genitori. Ne faremo un altro, dove sarà inserito il progetto ENAC ed ITA. Speriamo di incontrare sull'aereo altri ragazzi e ragazze neurodivergenti, passare il check-in con il tutor e volare insieme in tutti i sensi. Siamo qui affinché il progetto ENAC ed ITA si diffonda, cresca, si sviluppi nelle fasi di ricerca ed acquisto dei biglietti, che le sale blu dei treni si attrezzino con tutor che accompagnino i neurodivergenti nel viaggio, che il sistema di prenotazione di taxi includa uno spazio per i neurodivergenti facendo sì che i tassisti non rimangano disorientati, affinché ogni area venga presa in cura, quella affettiva, dai luoghi inclusivi a siti dedicati a conoscersi, quella sportiva con tutor di sostegno all'interno di ogni attività sportiva, quella dedicata all'autonomia e all'indipendenza dove ENAC ha piantato il seme di un grande albero. Siamo qui affinché si comunichi ciò che di meraviglioso accade nel nostro Paese, che questo abbia forza, che l'Italia abbia come fiore all'occhiello ciò che mi sono persa, ciò che mettiamo in atto come questo progetto e che perciò si richiedono fondi e riconoscimenti europei. Viva la vita, viva l'Italia, viva l'ENAC, viva voi! Io ogni volta che intervisto le mamme sbalordisco, perché riescono da sole a fare cose che anche Pierluigi Di Palma, che ha presieduto la qualunque cosa, un curriculum, il presidente dell'ENAC, strepitoso, ho pensato, si è occupato anche di vigilare il Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali. Beh, io immagino che Pierluigi Di Palma però cose così straordinarie non le ha vissute mai, presidente dell'ENAC. Grazie. Ecco, io che cosa devo dire? 25 anni fa, forse più, quando ho avviato il percorso di privatizzazione e liberalizzazione del trasporto aereo, avevo un sogno evidentemente, ed era un percorso fortemente contrastato, quelle riforme. E il sogno qual era? Di fare qualcosa di utile per il nostro Paese. Ecco, credo che i riconoscimenti odierni all'ENAC siano effettivamente la realizzazione di quel sogno e nello stesso tempo un punto di arrivo e un punto di partenza. E lo abbiamo spiegato ieri in questo consesso di alta formazione che abbiamo avuto alla LUIS ai nuovi entranti dell'ENAC, tanti nuovi ragazzi a cui io insieme al direttore generale abbiamo raccontato che cos'è l'ENAC, perché in qualche modo la nostra idea è quella di consegnare sostanzialmente a una nuova generazione le responsabilità che ci appartengono. Ed è chiaro che queste responsabilità si assumono se si conosce la storia. E quindi in qualche modo abbiamo potuto raccontare la storia, tra virgolette, rivoluzionaria dell'ENAC all'interno della burocrazia italiana. E effettivamente l'idea soltanto a quell'epoca di poter sostanzialmente facilitare il business aeroportuale di soggetti privati evidentemente era qualcosa di talmente dirompente che chiaramente avevamo tutti contro, così come abbiamo avuto contro tanti anche dopo, tanto da cercare di riassorbire l'ENAC nell'ambito di un modello di burocrazia interdittiva. Al contrario è evidente che il riconoscimento di oggi dà l'idea che quella intuizione, quella visione di tanti anni fa è vincente, quindi 25 anni dopo riuscire a cogliere anche da questa importante platea di oggi, significativa, che quella visione di tanti anni fa in cui sì, si dava ai privati la responsabilità di gestire il mondo aeroportuale e però ponevamo come soggetto che doveva comunque vigilare questo business un'autorità come l'ENAC, che poi sostanzialmente portava all'attenzione degli interessi che comunque un percorso di liberalizzazione e privatizzazione porta al centro la soddisfazione del cliente. È evidente che è vincente oggi, no? Questo passeggero al centro dell'attenzione che cos'era? Cioè era sostanzialmente il declinare quali erano i diritti dei passeggeri, chiaramente variamente intesi. Oggi ne vediamo un pezzo importante e soprattutto vediamo qualche cosa che poi determina il successo di questo percorso, cioè che non è stato un percorso impositivo, lo hanno detto, no? Noi sostanzialmente abbiamo sviluppato una cultura all'interno del mondo aeroportuale, far capire che la liberalizzazione e privatizzazione tendenzialmente deve soddisfare il cliente con che cosa? Lo diceva e lo chiedeva prima lei, no? Con aeroporti di qualità. L'aeroporto che cos'è poi sostanzialmente? È il luogo dell'imprinting del passeggero, cioè il passeggero che arriva, vede l'aeroporto immagina l'aeroporto come il resto del paese. Forse questo è il pezzo che manca, e anche questo è un riconoscimento importante che ci avete dato, cioè in definitiva quel modello aeroportuale che noi abbiamo messo in piedi, che sostanzialmente è vincente nel mondo, perché è inutile raccontarlo. Noi abbiamo come ENAC uno skill internazionale molto più importante di quello che abbiamo all'interno del nostro paese, cioè il presidente dell'ICAO è Salvatore Sciacchitano, che era il mio vice direttore generale all'epoca, Alessio Quaranta è il presidente dell'ECAC, che è l'attuale direttore generale. Noi, la cultura dell'ENAC ha contaminato le regole mondiali del trasporto aereo, è inutile nasconderlo. Il problema è recuperare questo all'interno del nostro paese, ed è per questo che, tra virgolette, vogliamo consegnare anche al Ministro questa nostra esperienza, far capire che è un'esperienza vincente, che in qualche modo deve allargare, no? Perché è evidente che noi siamo riusciti, no? Lo diceva prima Alessio Quaranta nel suo intervento, cioè non è stato facile poi, no, portare tutto il sistema a riconoscere che poi in definitiva la disabilità è anche un business all'interno, e che comunque questa comunità aeroportuale è una comunità anche importante, che in definitiva al proprio interno sa anche distribuire il costo dei servizi che devono essere offerti a tutti in ugual maniera. È evidente che il costo, tra virgolette, della disabilità è a carico dell'altro passeggero, che evidentemente ha una fruizione diversa, però questo all'interno di una comunità che è forte. È una comunità che in definitiva, tra virgolette, è anche democratica, cioè nel senso che all'interno riesce a sviluppare e a dare garanzie in un percorso in cui chiaramente l'ENAC rappresenta qualcosa di importante, no? È la sintesi del sistema, no? Ce lo riconoscono le associazioni, gli operatori. Cioè, in definitiva dicono sì, l'ENAC ci spinge a fare questo. Lo abbiamo fatto la prima volta a Bari in questo settore con un'esperienza molto importante. Quell'esperienza ha contaminato il resto dell'aeroportualità, ritenendo chiaramente che l'aeroportualità oggi è un servizio, un business che deve offrire sostanzialmente grande qualità. I temi nuovi quali sono? Da una parte trasferire evidentemente a una nuova generazione questo racconto, perché poi rimanga in piedi un ENAC che sappia fare questo. Non è semplice, no? Lo diceva prima Marc De Laurentiis, abbiamo messo in piedi anche una direzione della tutela dei diritti dei passeggeri per far capire che l'ENAC nel processo di liberalizzazione e privatizzazione garantisce l'interesse pubblico, che è all'interno ancora del sistema aeroportuale, e in particolare deve stare attento a quelle che sono le disabilità. E noi abbiamo introdotto anche temi premiali sugli investimenti infrastrutturali, laddove gli aeroporti investono proprio nella Sala Amica piuttosto che in qualche altra importante infrastrutture che aiuta nei percorsi aeroportuali. E chiaramente noi anche nel piano nazionale degli aeroporti poniamo poi l'altro tema. Il trasporto aereo deve essere il capitolo primo di un più ambizioso piano generale trasporti. E all'interno di quel PNA noi raccontiamo anche questo, ed è evidentemente l'idea di un piano di integrazione intermodale che vuol contaminare anche gli altri pezzi della mobilità, quindi l'idea dell'accessibilità aeroportuale. Ci sono tanti altri temi che devono essere trattati. E però oggi chiaramente questo riconoscimento che in qualche modo la pubblica amministrazione ENAC può essere un modello virtuoso di burocrazia, che non è una burocrazia interdittiva, cioè raccontare ieri in qualche modo nella LUISS che tendenzialmente noi siamo stati istituiti e costituiti, anzi ci siamo costituiti e istituiti come un soggetto che facilita il business, cioè è qualche cosa anche di diverso nel mondo della burocrazia italiana, che normalmente vive di interdizione e di potere. Chiaramente noi abbiamo sempre raccontato che al contrario noi vogliamo perdere questo potere, e cosa diversa invece essere il facilitatore e il regolatore di determinati interessi, soprattutto quando questi interessi rispondono a questa nostra policy, cioè E io credo che oggi, ecco, effettivamente questo riconoscimento che ci avete voluto dare chiaramente è premiale per quella intuizione di tanti anni fa, e chiaramente è premiale per tutti quei nuovi ragazzi che sono entrati in ENAC, che cominciano a capire che sono entrati in un ente che ha chiaramente un'importanza rispetto a uno sviluppo di un business, e quindi anche il loro lavoro è sostanzialmente un lavoro molto importante. E evidentemente poi consegnare tutta questa esperienza al Ministro Locatelli è altrettanto utile e importante, perché chiaramente ci permette di raccontare l'esperienza dell'ENAC come modello e non più come qualche cosa che deve essere riassorbito all'interno di una burocrazia italiana molto spesso interdittiva. Grazie Presidente, siamo perfettamente nei tempi e siamo in chiusura dell'incontro di oggi. Io chiederò due cose al Ministro Locatelli, perché queste due cose che chiederò non sono solo in radio, ma andranno anche in televisione, e chiuderà lei, perché è lei che ci ha invitato. Dico ci perché non ha invitato soltanto il mondo del trasporto aereo e il mondo dell'associazionismo, ha voluto invitare anche la RAI, ha voluto invitare anche O Anche No, e questo ci riempie di orgoglio, perché il vostro lavoro data dal 2006, il nostro lavoro data dal 2019, noi lavoravamo in altri settori, ma come non esiste niente di paragonabile a quello che ha fatto l'ENAC rispetto alle altre nazioni, non esiste una trasmissione paragonabile O Anche No rispetto alle altre televisioni europee e anche mondiali, e questo ci rende fieri. C'è poi però quello che ha detto il Presidente Di Palma. Ci sono isole che sono andate avanti, che lavorano per l'emancipazione e riescono anche a essere fruttuose da un punto di vista economico. E poi ci sono isole che si sono fermate. Il nostro paese ricco di leggi straordinarie, poi però quando esci dall'aeroporto tu trovi il tassista sbagliato, magari abusivo, trovi che ti portano ad un B&B che magari non esiste, trovi un albergo che si dichiara accessibile e non lo è, perché noi sappiamo che l'accessibilità riguarda anche la comunicazione aumentativa, il lavoro che noi stiamo facendo con gli alberghi etici e di cui ringraziamo sempre, ci sta sicuramente ascoltando, il Centro Benedetta d'Intino, che 50 anni fa nasce e lavora in questo senso. Insomma, caro Ministro Locatelli, prima che lei arrivasse io ho raccontato due parole di chi è lei e soprattutto della sua lunga esperienza come assessore regionale in Lombardia, che per noi è un vantaggio, perché Ministro Locatelli non ha dovuto studiare, è arrivata preparata, già si era laureata in queste cose, aveva preso pure il master. Però poi c'è tutto il resto dell'Italia, per cui noi abbiamo, ed è questa la prima importante domanda, delle realtà fantastiche, perché ENAC è sicuramente all'avanguardia. Ci saranno stati anche motivi personali. Noi sappiamo che se ci sono dirigenti che hanno vissuto, questo vale per tutto, sulla loro pelle, nella loro famiglia, delle realtà, qui ce ne sono due oggi, una mamma e un direttore generale, sanno come muoversi e hanno una visione. Ma poi tutti gli altri, come facciamo a coinvolgerli? Lei, oltre all'applicazione dei decreti, alla realizzazione di tutta una serie di progetti, qual è, quando l'hanno nominata Ministro, ha detto ecco, io ho fatto per una legislatura l'assessore regionale in Lombardia, adesso arrivo e ho il potere vero, perché divento Ministro per la disabilità e non parlo più alla Lombardia, che è già tanto avanti, io parlo alla Calabria, io parlo alla Sicilia, parlo al Trentino. Qual è la sua visione? Cosa si aspettava, cosa ha trovato e cosa vuole fare velocissimamente? Questa è la prima domanda. No, poi cara Locatelli, la seconda domanda è se pensa che la comunicazione, questo è il mio finalino, perché noi dobbiamo non solo sopravvivere ma arrivare a tutti e quindi non essere tenuti nell'angoletto, se la comunicazione di questi temi che ci viene sollecitata soprattutto dalle nostre mamme, centinaia di migliaia di mamme, oggi abbiamo avuto due rappresentanti delle centinaia di migliaia, non solo di mamme con figli con spettro autistico, ma di mamme e di papà in generale, ecco, se finalmente a questi nostri spazi, che sia la nostra trasmissione o che siano le altre trasmissioni che toccano certi temi, questo governo e non solo il Ministro della Disabilità, visto che oggi c'è un cambio di passo, non abbiamo più la stessa governance della RAI che avevamo ieri, ma avremo una novità, se pensate di difenderci, tutelarci e lottare con noi. Questa è l'ultima domanda, poi salutiamo gli ascoltatori della radio e della televisione. Grazie, buongiorno a tutti, grazie. Io parto invece dal convegno di oggi, dal momento di presentazione di ENAC, che è un momento al quale ho tenuto particolarmente. Ringrazio naturalmente tutti gli illustri relatori che si sono avvicendati, ENAC per il grande impegno, le mamme, Pablo e tanti altri bimbi, ragazzi, persone che come Pablo insomma e anche tante altre persone che con fragilità vogliono viaggiare, vogliono muoversi, vogliono essere autonomi, vogliono vivere una vita il più possibile indipendente, di qualità e dove non deve mancare nulla. Saluto anche le tante associazioni presenti, vedo il Presidente Marino, vedo il Presidente Romeo, tanti altri, e grazie davvero a tutti, anche alle direttrici che hanno parlato prima perché hanno parlato col cuore. Mi fa piacere dire che ho tenuto particolarmente a questa presentazione, uno perché quello che diceva il Presidente Di Palma è proprio vero, tante volte in Italia non sappiamo quello che abbiamo e io mi ritrovo magari anche quando mi confronto con l'estero a dover raccontare queste esperienze, ma questo mi fa capire ancora una volta quanto stiamo cercando di fare. Le difficoltà ci sono, sono tantissime, abbiamo tanto lavoro da fare insieme, però prima mi sono segnata, mentre parlava una delle mamme, un pensiero che mi è venuto in mente: qui stiamo costruendo davvero insieme un futuro migliore, non perché è una frase fatta, ma perché molto spesso quando parliamo tra associazioni, familiari, chi magari conosce questo linguaggio, è tutto più scontato, più facile, più chiaro, cioè se io dico progetto di vita, qua tutti lo capiscono, là fuori no. E oggi abbiamo qualcuno che ascolta. Oggi, anziché parlare di controllori di volo, ritardi, difficoltà che ci sono quotidianamente, magari possono essere vissute, si parla di come migliorare la qualità della vita con un linguaggio che anche in ENAC, anche i direttori generali degli aeroporti, anche le nostre compagnie stanno comprendendo. Questa è una cosa eccezionale in un momento storico, sociale, sicuramente anche economico di crisi, ma che in realtà ci spinge ad avere anche delle opportunità in più. È vero anche che ENAC ha iniziato da tanti anni questo tipo di percorso, ma sono venute già fuori tante altre idee. E quando abbiamo parlato dei laccetti, degli adesivi, cioè tutti degli accorgimenti che prima ci dicevamo tra di noi, oggi invece c'è qualcuno che ci ascolta e che è anche disposto a metterli in pratica. Questa veramente è un'opportunità da non perdere. Io per esempio a giugno sarò alla conferenza mondiale dell'ONU sulla disabilità, dove per la prima volta l'Italia sarà presente di persona, e ho voluto portare anche due side events perché ho detto vabbè, andiamo proprio col botto. No, facciamo vedere che qualcosa sappiamo e che lo sappiamo anche bene in realtà. Uno sarà sui Dama, perché abbiamo bisogno di questi percorsi di accoglienza all'interno dei presidi ospedalieri, soprattutto per le persone con disabilità intellettiva o relazionale o con un disturbo dello spettro autistico, e l'altro sull'autismo. Ma perché? Perché ci sono tantissime realtà nel nostro paese, enti del terzo settore, che lavorano benissimo, che riescono a costruire progetti, risposte, e io ricordo tante volte parliamo di bambini con disturbo dello spettro autistico che però diventano tutti grandi, no? Come Pablo, molto grandi anche, e hanno bisogno di costruire il loro futuro, viaggiando sicuramente, avendo il diritto di muoversi, spostarsi nel nostro paese come quando vogliono, con rispetto e dignità, e poi hanno bisogno però anche di un accompagnamento alla vita adulta, quindi una parte relativa alla formazione e all'inclusione lavorativa. Su questi aspetti io credo che dobbiamo lavorare tanto insieme, e questa è un'altra opportunità di far vedere quanto noi nel nostro paese non siamo secondi a nessuno. E adesso porterò anche l'esempio di ENAC, perché mi sento di dover trasferire queste nostre possibilità pratiche. Non è così scontato, perché è vero che in Italia dobbiamo migliorare tante norme, dobbiamo sicuramente riflettere su tante cose, e secondo me questo però è il momento giusto per cogliere queste occasioni, così come all'interno del sistema aeroportuale, è uscito prima anche quando parlava il direttore Lener, serve un raccordo, no? Perché cioè, tu non è che entri e poi rimane tutto spezzettato, perché Pablo, come tante altre persone, avrà bisogno di essere accompagnato in questo tragitto, e poi quando a terra ci sarà bisogno di qualcos'altro. Ma anche nella vita delle persone è così, nella vita delle persone non servono prestazioni spezzettate, perché le persone sono uniche, è una persona che ha bisogno non solo delle medicine e delle terapie, ma ha bisogno anche di affetto, di relazioni, di poter viaggiare, di poter godere di una vita ricreativa, sociale, come tutti noi. Quindi la grande sfida è, partendo dal fatto che oggi veramente io sono felicissima perché da tanti tecnici sono emerse parole che mi fanno pensare che veramente è il momento giusto da cogliere in tutti gli ambiti di intervento, ma dobbiamo cogliere questo momento proprio per parlare anche agli altri che non capiscono questo linguaggio, per inserirci e per continuare a dire che in tutto quello che si fa bisogna immaginare un percorso per le persone che si semplifica, come ho detto all'inizio, il progetto di vita, perché alla fine, cioè, la costruzione di tutto quello che ci siamo detti, no? Del tempo libero, del tempo sportivo, del tempo lavorativo, devono stare insieme in qualcosa, come stanno insieme nella vita di tutti. E allora, cioè, veramente la grande sfida, e secondo me non abbiamo tanto tempo per portarla avanti, la grande sfida si consuma adesso, 1 anno, 2, 3 anni di tempo per cercare di fare il più possibile per cogliere queste occasioni, per cercare anche di contaminare altri che come voi lavorano nel settore del trasporto, nei settori più disparati del nostro paese, ma contaminarli in senso positivo, dando degli incentivi per migliorarsi, perché se c'è un grande sforzo da parte di ENAC, ma anche di ITA, di tante altre compagnie, tra l'altro con le quali stiamo lavorando, con ITA e con Trenitalia, per la Disability Card, perché tante volte sembra anche quello, la citiamo così come una cosa che stiamo facendo. L'Italia è uno degli 8 paesi in Europa che sta facendo la sperimentazione per la disability card. Noi siamo i più avanzati, nonostante sembri che insomma non è ancora messa a punto totalmente, ma siamo il paese più avanzato nella sperimentazione. Adesso la passeremo anche in digitale, e quello sarà anche quello un modo per collegarsi e far diventare tutto un unico percorso, no? Per facilitare soprattutto la vita delle persone, perché abbiamo bisogno anche di questo, perché le famiglie sono molto appesantite, no? Anche dagli impegni burocratici, ma anche dall'organizzare la vita in tanti pezzetti. Allora abbiamo bisogno invece di facilitare il più possibile la vita alle persone, passa da lì proprio la qualità della vita. Ecco, io credo che insomma oggi è sicuramente un momento straordinario per valorizzare questa esperienza, e questo era il nostro desiderio. Credo che, e mi auguro che ce ne saranno tanti altri in futuro da poter condividere insieme, ma uscendo di qui io quello che dico è: parliamo con gli altri di tutte queste cose, parliamone, ma anche per farci capire, per esprimere questo linguaggio di inclusione, piena partecipazione alla vita, che è il diritto anche di avere una vita autonoma, indipendente il più possibile per tutti, e la dignità della vita delle persone passa di lì, quella veramente di tutti. Anch'io non voglio usare categorie, no? Giusto Marino, perché sennò sembra che uno dice oggi lo facciamo, sì certo questo progetto è incentrato sul percorso per le persone con un disturbo dello spettro autistico, ma è assolutamente immaginabile di ampliarne le maglie per chiunque altro, che possa essere una persona anziana, una persona con una malattia cronico-degenerativa, rara, oncologica, che possa avere un altro tipo di disabilità. Ecco, però questa è la strada giusta. Però questo mi va bene, perché oggi ne parliamo in questo modo, ma va bene perché stimola una riflessione che deve essere per tutti. Quindi io vi ringrazio tantissimo, spero poi anche con le mamme eccezionali che sono qui presenti oggi, insomma, di poter avere altre interlocuzioni, sicuramente anche con Roberto Romeo di Anglat facciamo tante riflessioni sul mondo dei trasporti, presto insomma cercherò di avere anche un incontro che abbiamo già stabilito, poi lo faremo appena possibile con il Ministro Salvini per metterlo al corrente anche di tutte queste grandi iniziative che possono essere diffuse anche nel resto, diciamo, delle esperienze del territorio, e rimango veramente a vostra disposizione. Quando si può valorizzare un esempio positivo per il nostro Paese, per farlo notare dentro e fuori, ecco, io ci sono e questa è la strada giusta. Quindi grazie, grazie a tutti. Noi chiudiamo la trasmissione di oggi ricordandovi che potete scaricarla dal podcast di Radio 1 Rai GR Parlamento. Vi ricordiamo che vedrete invece una parte di questo incontro e anche la storia di Pablo a partire da domenica 11 maggio per tutta l'estate, finché noi non racconteremo che cosa succede in Italia, cosa succede nei trasporti. Grazie ad ENAC, grazie a tutti coloro che hanno partecipato, grazie al Ministro Locatelli che è sempre disponibile e che ha indirettamente risposto, perché ha detto che queste cose si devono raccontare, per cui siamo noi poi quelle che le devono raccontare, perché se la gente non lo sa che può andare ad Alghero e che trova una donna così speciale, che sono sicura che controllerà anche qualunque angoletto dell'aeroporto di Alghero, vero? Ne sono certa, dal bar ai tornelli a qualunque cosa. E poi io lo conosco il quartiere della mamma di Pablo, è riuscita a tappezzare di Pablo la qualunque dai muri ed è riuscita a far comprendere che esistano altri modi per vivere la propria giornata. Quindi grazie a tutti, grazie anche alla Camera dei Deputati. Ricordo che abbiamo trasmesso da uno dei luoghi più belli della Camera, perché il Palazzo di San Macuto è il palazzo delle commissioni.